Ingegnere, questo buongiorno, è il buongiorno del primo a festival tutti. Della dottrina sociale di più di 600 ragazzi che sono in attesa di conoscerla meglio. Grazie intanto per la sua disponibilità. Grazie a voi e grazie di avermi invitato a far parte della vostra conferenza. È un piacere essere con voi. Ingegnere, tante sono le curiosità, adesso lascerò subito la parola ai ragazzi che vogliono rivolgere più di una domanda per sapere della sua esperienza, soprattutto la curiosità di sapere che cosa si vede dallo spazio, ma anche di che cosa l'ha portata a intraprendere questa carriera. Prima però una domanda da parte un po' di tutti noi e dei ragazzi che hanno organizzato questo primo festival della dottrina sociale della Chiesa. È un po' una domanda molto molto semplice. Abbiamo vissuto il momento suo di collegamento con il Santo Padre dalla Stazione Internazionale Spaziale e allora personalmente volevo chiederle che cosa ha significato per lei intraprendere un collegamento da un posto estremamente distante con una persona estremamente vicina alla gente e che segue i problemi e le condizioni di tutto il mondo. È stato un momento estremamente importante quello dell'incontro nello spazio con il Santo Padre, perché ha dato una dimensione nuova alla nostra missione. Noi andiamo nello spazio, siamo astronauti, andiamo a fare cose tecniche, guardiamo al braccio robotico, facciamo le passeggiate spaziali, ma è estremamente importante anche fermarsi un secondo e avere un attimo di riflessione, capire cosa vuol dire essere in orbita, capire cosa vuol dire per noi umani essere in questa situazione diversa, vedere la Terra in un modo diverso, vedere la gente che sta sotto e capire che questa situazione ci dà la possibilità di aprire le nostre conoscenze, aprirci, e questo è stato un momento veramente importante. Il Santo Padre ci ha parlato, ci ha salutato, ci ha ringraziato e tra l'altro è stato un momento interessante perché quando abbiamo saputo di questa possibilità abbiamo chiesto a tutti i membri dell'equipaggio, che sono di altre confessioni, ci sono non necessariamente cattolici, e tutti hanno voluto essere presenti a questo incontro perché è veramente stato un momento che ha focalizzato un pochettino l'attenzione, oltre che sulle cose tecniche, anche sulle cose di carattere più morale, spirituale e teologico. Intanto grazie, allora lascio la parola ai ragazzi per le domande e le curiosità. Sì. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Sono Kathleen Ballotta e vengo da Verona e faccio la Vigna Mondin e avrei da farle una domanda. Che cosa l'ha spinta a fare questo mestiere e si è mai pentito di aver scelto questo lavoro, oppure diventare astronauta era la sua vocazione? Kathleen, sì, in effetti l'idea di fare l'astronauta io l'ho avuta quando ero bambino, poco più di 10 anni, quando vedevo questi astronauti alla televisione che saltellavano sulla Luna, e questa cosa mi ha sempre affascinato e ho pensato: ah, voglio anch'io andare sulla Luna, voglio anch'io fare l'astronauta. Poi naturalmente queste sono le cose che uno dice da bambino e poi più avanti bisogna capire se questa è veramente una vocazione, come l'hai chiamata tu, se hai le capacità per farlo, perché sicuramente da bambino non tieni in considerazione quelle che sono tutta un'altra serie di requisiti che sono necessari. Ma alla fine sono riuscito, comunque ho visto che questa idea poi non era poi tanto fuori dal comune e che era fattibile e possibile, difficile ma fattibile e possibile, e ci ho lavorato e sono finalmente riuscito ad arrivare in orbita. Quello che dico sempre è che dobbiamo veramente cercare di capire qual è la nostra vocazione, qual è la cosa che noi faremmo con piacere, un hobby che noi potremmo fare come lavoro, farlo bene, impegnarsi con costanza e caparbietà e non scoraggiarsi, andare avanti a sognare, perché è possibile, anche questi sogni veramente impossibili
ogni tanto si realizzano. Quindi vi esorto a innanzitutto esplorare e sognare, e una volta che avete trovato la vostra direzione, la vostra vocazione, a veramente perseguirla con passione e attenzione. Salve, sono Edoardo Menegoi di San Giuseppe di Verona. Volevo chiederle perché ha sentito l'esigenza di voler parlare con il Papa dallo spazio e in che modo la religione cattolica influisce nella sua vita. Ma l'idea di parlare con il Santo Padre dallo spazio è venuta perché il Santo Padre rappresenta una parte importante di quelle che sono, di quella che è la terra in un certo senso, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista spirituale. E quindi il riuscire a parlare con lui e fare questo collegamento a noi ci è sembrato importante, ed è per questo che l'abbiamo chiesto. La religione cattolica, secondo me, mi ha influenzato molto specialmente nei miei anni giovani, quando sono cresciuto in questo paesino in provincia di Milano, sostanzialmente un ragazzo dell'oratorio, perché quella era l'unica cosa che si faceva, si poteva fare, ma lì nell'oratorio ho appreso i fondamenti di quelle che sono le cose che ancora oggi mi guidano, e quindi il lavorare bene, cercare di essere corretti, di essere motivati, di essere orientati in generale verso il bene, il concetto di giustizia, tutti questi concetti che sono fondamentali mi sono stati inculcati perché sono cresciuto in questo ambiente, e ancora oggi mi muovo usando queste direttive di base. E questo secondo me è importante, perché ti dà un modo di agire che sicuramente ha un senso, e ritengo sia fondamentale se uno vuole lavorare bene in questa società. Poi non necessariamente, forse, se uno vuole arrivare al massimo e segue esattamente questi concetti, poi ci arriva, ma a me non interessa. A me interessa il fatto che mi sento bene come vivo in questo momento. Buongiorno, sono Francesca Rivara delle Immacolatine di Genova, e le volevo chiedere, lei, dopo aver visto la Terra da una prospettiva diversa dal solito, ha sentito di aver realizzato il suo sogno? Nella nostra società come possono i giovani fare altrettanto? Ma il mio sogno era quello di provare delle cose diverse, sicuramente di guardare la Terra da lassù, ma anche di provare questa situazione nuova, di sfidarmi nel cercare di fare cose diverse, nuove e impossibili. Francesca, scusa un attimo, perché la tua domanda era un attimino, voi fate le domande un pochettino complesse, quindi rileggimela un secondo. Le ho chiesto, lei, dopo aver visto la Terra da una prospettiva diversa dal solito, ha sentito di aver realizzato il suo sogno? Questa era la fase finale, ha sentito di aver realizzato il suo sogno. Ma sì e no, nel senso che questo era sicuramente un sogno che avevo, e sicuramente l'ho realizzato, ma questo non vuol dire finire o morire. Infatti sono tornato adesso, la gente qui, sono al centro astronauta, la gente mi dice adesso cosa fai, e io dico, scherzando, beh, sto cercando di capire cosa fare da grande, perché comunque alla fine uno c'ha sempre qualcosa da fare da grande, quindi il sogno di andare nello spazio è realizzato, ma questo non vuol dire che abbiamo finito. Infatti niente, ci sto pensando, ci sono tante cose che vorrei fare, sto cercando di capire quelle che sono quelle realizzabili, quelle no, ma sicuramente, e questo lo voglio dire a voi, i sogni sono quasi per definizione irrealizzabili, perché sono sogni,
ma guarda caso, se uno ci lavora e lavora con dedizione e attenzione, anche i sogni, anche quelli più impossibili, sono realizzabili. E quando lo realizzi sei pronto per il prossimo sogno, quindi io sono pronto per il prossimo sogno, e anche voi spero che stiate sognando e che stiate preparandovi a realizzare questi sogni. Buongiorno, sono Carlotta Dalla Barba. Volevo chiederle innanzitutto, se è possibile, cosa ci si dice in un colloquio con il Papa, e se questo colloquio come le ha cambiato la vita? Carlotta, ma sì, in effetti uno dice, uno pensa, ragazzi, io domani ho un colloquio con il Papa, ma anche con altre persone importanti. Abbiamo parlato con il Presidente della Repubblica Italiano, ma anche col Presidente Obama. Sono persone importanti e potenti. E in effetti, almeno la mia tecnica è quella di non, in un certo senso, di non farmi prendere dal panico, perché alla fine uno pensa, va, cosa dirò? Io non so cosa dire. E in effetti, almeno per quanto mi riguarda, se cerco di tirar fuori cose complesse, o forzarmi la mano nel cercare di essere intelligente, di essere bravo, è proprio il momento in cui le cose non funzionano. E quindi la mia tecnica è quella di essere naturale e di veramente cercare di essere spontaneo, naturale, di essere me stesso e di non forzarmi nell'apparire qualcuno o qualcosa di diverso. E questo è lo stesso è stato con il colloquio con il Santo Padre. È un momento... Questi momenti, con questi colloqui, sono momenti magici, e quello che succede in questi momenti magici sono cose che non si possono, o che meno io non riesco a spiegare. Succede una cosa per cui è come quando due elementi si combinano e fanno un terzo elemento, per cui io se vi devo dare un consiglio è quello di non pensare, di non essere in grado di perché vi capiterà prima o poi di parlare con qualcuno importante, o magari di parlare con il Santo Padre, e vi esorto a essere voi stessi, a non cercare di essere qualcun altro, perché non funziona, o funziona male, e a godere di questi incontri, perché danno veramente un livello di spiritualità diverso. La sua vita come è cambiata dopo il colloquio? Ma no, non posso dire che la mia vita sia cambiata, anche perché è stato un colloquio, una videoconferenza con tanti membri dell'equipaggio. Tra l'altro il 19, oggi che giorno è? Lunedì prossimo, quindi cioè tra tre giorni, avremo un'udienza privata con il Pontefice, con tutto l'equipaggio. Saremo a Roma, a Castel Gandolfo, e andremo a visitare il Santo Padre. Quindi ci sarà modo questa volta di parlarci un pochettino più di persona, senza avere tra di noi tutte queste strutture tecniche e tutto questo spazio, e quindi avremo modo di sentire ancora di più questa presenza. Non posso dire che così un, due, tre, pronti via, è arrivato, ho fatto il colloquio con il Santo Padre e qualcosa è cambiato nella mia vita improvvisamente. Probabilmente sono cambiate tante cose, ma non lo so. Questo fa parte anche un pochettino del mistero della crescita di tutti i giorni. Noi siamo diversi da ieri e diversi da domani, sempre, se cresciamo. Se rimaniamo come delle mummie siamo uguali tutti i giorni, ma sostanzialmente dobbiamo essere diversi da ieri e diversi da domani, e bisogna fare in modo che questo succeda. Salve, sono Matteo Olivato e vorrei farle questa domanda.
Nella vita di tutti i giorni, qual è stata la motivazione che le ha permesso di arrivare dove effettivamente adesso è arrivato? Cioè, qual è stata quella motivazione che tutti i giorni, ogni minuto della sua vita, le ha permesso di affrontare qualsiasi situazione, qualsiasi problema che le si era posto davanti? Grazie. Sì, Matteo, è una domanda interessante questa. Bisognerebbe probabilmente avere un modo per sviscerare queste cose, perché alla fine io non ho la risposta magica, non ho la bacchetta magica per cui posso dire è stato questo. In effetti la domanda è interessante e andrebbe sviluppata un pochettino di più, ma così su due piedi direi che ho un po' per educazione, un po' per carattere, sono sempre stato determinato nella mia vita, e quando ho deciso di fare delle cose che molti mi dicevano come impossibili, io non ho mai accettato l'impossibilità di questi sogni e mi sono sempre caparbiamente e per alcuni testardamente adoperato per poter fare in modo che questi sogni arrivino o potessero essere realizzati. E in tanti momenti ci sono stati degli scoraggiamenti o dei passi falsi o delle cose che mi hanno portato ad avere qualche momento di scoraggiamento, ma anche lì bisogna imparare a gestire questi momenti in un modo corretto. Forse questa è un'altra cosa che vi suggerisco, che è quella di, in un certo senso, di usare questi momenti come momenti di crescita, di cercare di analizzare, di capire cosa è successo, del perché ci sono stati questi problemi, di prendere questo fatto che è successo, questa cosa negativa, di sentirla, di sentire un attimino, di capire che cosa è successo, estrarre quelli che sono i punti di crescita, i punti per imparare e per crescere, e poi prendere questa cosa negativa e buttarla, letteralmente buttarla dietro le spalle e continuare ad andare avanti, cioè non farsi bloccare da queste cose. E quindi se così su due piedi dovessi dire quali sono state le cose che mi hanno aiutato, sicuramente determinazione, caparbietà, sicuramente il fatto di non autolimitarmi da solo, ma di sognare lontano e in grande, e la capacità di passare sopra quelli che sono stati o gli errori o i problemi che sono successi, estrarre le cose buone da questi problemi e buttarli dietro le spalle e andare avanti. Questa è sicuramente una cosa che aiuta. Ingegnere, grazie, le facciamo l'ultima domanda e intanto ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Va bene. Salve, io sono Flora dell'Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia e volevo chiederle, la Terra vista da lassù, insomma, poche persone hanno la fortuna di vedere la Terra come l'ha vista lei, cosa gli è venuto in mente, cosa ha pensato? Cioè, ha pensato, oddio, questo è frutto del caso, è troppo bella, qualcuno l'ha creata? Flora, sì, in effetti la Terra da lassù è forse la cosa più bella che si può vedere, perché le stelle, sì, ci sono tante stelle, insomma, sono puntini, i pianeti sono un pochino più grandi dei puntini, c'è la Luna, ma la Luna è un monocolore sul grigino, grigetto, nerino, neretto, e poi c'è questa Terra invece che è questa sfera enorme, blu, multicolorata, che è sicuramente abbagliante vista da lassù. È una domanda complessa, non è così semplice rispondere a questa domanda. Io alla fine ho una base da ingegnere che ogni tanto collide con quelle che sono invece le mie conoscenze o quello che io sento, per cui se da un lato
mi viene da pensare, sicuramente mi è venuto da pensare, non può essere il caso che ha fatto questa cosa o perché ha creato queste cose così. Dall'altro, uno guarda in giro, per esempio, vede quante stelle ci sono nell'universo e pensa, non è possibile che in tutte queste milioni e miliardi di stelle che ci sono in giro, milioni e miliardi di pianeti, non ci sia un'altra Terra. O non si riesce neanche a comprendere come possa qualcuno a costruire queste cose. Per cui, secondo me, l'andare nello spazio, visto dal punto di vista teologico, è un altro momento di riflessione su chi siamo, che cosa siamo, dove andiamo e dove saremo. Così come è tutto un momento di riflessione così da terra. Non posso dire, rispondere direttamente a questa domanda, è il caso, non è il caso, questa è una domanda a cui non so se riusciremo a trovare mai risposta. È più quello che uno sente, quello che uno percepisce, quello che uno decide, e sicuramente da lassù, guardando le cose come le vediamo, è veramente difficile pensare che sia solo un caso. Ingegnere, grazie. La panoramica che vede è il saluto della Fiera di Verona al primo Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Veramente la sua testimonianza è importante per noi e ne faremo tesoro, allora la rinvitiamo e questa volta speriamo di avere un collegamento in diretta, quindi direttamente da Verona. Ancora grazie per il suo tempo e per la sua testimonianza. Sono io che ringrazio voi per avermi dato la possibilità e l'opportunità di essere con voi per qualche minuto. Mi sarebbe piaciuto essere lì con voi e seguirvi in tutti questi giorni, perché i temi che trattate sono sicuramente importanti e sono dei momenti di crescita importanti. Stavo leggendo alcune dei vostri punti di riflessione e mi sembrano veramente importanti. Per esempio, stare dentro le cose per costruire il futuro sono sicuramente dei punti importanti, perché alla fine il futuro è vostro, voi dovete costruire voi stessi in modo da poi poter costruire il futuro, e questo è un compito importante, difficile, ma sicuramente possibile, e sono contento che voi ci pensiate, ci stiate lavorando, e sono convinto che il futuro con voi sarà sicuramente migliore.